Buongiorno, ben ritrovati. Caffè Affari, sono le 8:47, mancano meno di 15 minuti all'apertura dei mercati europei. Andiamo a vedere quelle che sono le preaperture sulle principali piazze del vecchio continente, poco sopra la parità Milano con l'indice FTSE MIB, ma sulla stessa linea d'onda anche il DAX di Francoforte e Parigi. Un avvio quindi abbastanza piatto dovrebbe essere per tutte le borse del vecchio continente. Ma andiamo a vedere anche come hanno chiuso i mercati asiatici, una seduta in territorio negativo praticamente per tutte le borse asiatiche, con Tokyo che ha perso circa lo 0,30%. Ieri un'ottima seduta invece del Dow Jones, però non è servita a dare energia alle borse asiatiche. Intanto l'euro continua la sua corsa sul dollaro, siamo in quota 1,1840 circa in questo momento, quindi ancora molto forte la valuta europea su quella americana. E intanto do il benvenuto al nostro ospite, siamo in collegamento con Salvatore Gazziano, Soldi Expert. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi. E allora partiamo subito da Unicredit. Unicredit che ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 1,9 miliardi di euro, in crescita del 40,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I conti sono stati presentati questa mattina intorno alle 7. Tra l'altro Unicredit svaluta anche la quota del Fondo Atlante per altri 135 milioni. Comunque, insomma, il dato importante, Gazziano, è quello dell'utile, che è davvero oltre le attese, una crescita davvero molto forte. Funziona quindi la cura Jean-Pierre Mustier in caso Unicredit? C'è da dire decisamente che la cura Mustier sta dando i suoi frutti rispetto alle raghizzoni, sembra di vivere un'altra era dove normalmente eravamo abituati che le trimestrali di Unicredit normalmente erano sempre peggiori del consenso. Invece questa mattina, diciamo, i dati comunicati sono nettamente super il consenso. Per dare un'idea, solo nel secondo trimestre le attese erano di un utile netto di circa 630-650 milioni di euro, mentre invece l'utile netto comunicato è stato di 945 milioni di euro, addirittura superiore a quello di un anno fa, nonostante che l'utile netto dello scorso anno risentisse in maniera molto forte delle plusvalenze derivanti dalla vendita di una partecipazione in Visa. Diciamo che hanno colpito sicuramente sia i dati sull'utile sia sulla redditività, sia soprattutto quelle del contenimento dei costi, che sono andate anche qua sopra le previsioni, nel senso che la ristrutturazione che sta avvenendo con una revisione un po' nella razionalizzazione del personale e quello che riguarda anche la compressione dei costi sembra funzionare anche qui sopra le attese. E anche l'altro dato che sicuramente spiega in buona parte anche un balzo così forte dell'utile netto, per quello che riguarda gli accantonamenti, sono stati più bassi del previsto e sembra quindi proprio che la cessione del pacchetto delle sofferenze nella famosa operazione Fino stia, diciamo, dimostrandosi molto buona, e questo sta permettendo di liberare forti risorse a questa banca, che comunque cresce molto forte. Poi nelle aree tradizionali in cui tutte queste banche, adesso che stiamo vedendo le trimestrali, stanno mostrando migliori risultati, che sono soprattutto quelle, per esempio, oltre che del margine di intermediazione, quello delle commissioni attive, cioè i servizi venduti alla clientela con il risparmio gestito e non solo. Ecco, parlavamo di taglio dei costi. Nel secondo trimestre il programma di riduzione delle filiali del gruppo Unicredit è progredito, con la chiusura complessiva di 464 filiali da dicembre del 2015, corrispondenti al 49% delle 9.447 in chiusura programmata, obiettivo per il 2019. Questo, insomma, è un'altra dei dati che sono stati segnalati questa mattina. E quindi va appunto, come diceva lei, Gazziano, sempre in questa direzione di un taglio dei costi. Qui si stanno praticamente uniformando un po' tutte le banche, tutti gli istituti bancari. Ma facciamo un passo indietro e torniamo a Generali, perché ieri sono stati presentati qui dei conti molto positivi per quanto riguarda il gruppo assicurativo, un utile che è stato anche qui oltre le attese. Quali sono le vostre previsioni anche sul titolo?
Allora, sul titolo generale in questo momento non siamo presenti come società, preferiamo altri titoli del settore del risparmio gestito o del settore bancario. Sicuramente però i dati trimestrali, anzi semestrali di Generali comunque sono stati decisamente buoni, soprattutto perché per le compagnie assicurative, in particolare Generali, questo è un anno comunque difficile, perché in un mercato basato sui tassi a zero per le compagnie assicurative fare profitti non è facile. Ciononostante è riuscita comunque a mantenere un utile addirittura leggermente superiore a 1,2 miliardi di euro nel semestre, grazie a un ottimo andamento sicuramente dei rami danni, e nel ramo vita diciamo si sta verificando anche qui una sorta di switch, di spostamento che ha dimostrato già di funzionare in questo primo semestre, dove si passa dalle polizze vite tradizionali nel portafoglio sempre più a prodotti con contenuto finanziario tipo unit linked. Questo è sicuramente molto positivo per le compagnie assicurative. Ci sarebbe da discutere se poi è così conveniente per i risparmiatori che lo sottoscrivono, se i prodotti di questi, se i costi di questi prodotti siano così convenienti come le strutture diciamo sottostanti offerte, però in ogni caso per Generali è stato un ottimo semestre, anche in questo caso sopra le aspettative. Ecco Gazzano, un altro titolo su cui c'è molto interesse da parte degli investitori è Ferrari, che adesso ha frenato un pochino insomma negli ultimi giorni, però siamo sui 90 euro praticamente ad azione. Ci sono voci di un possibile SUV, un nuovo segmento, insomma completamente nuovo per quanto riguarda la Ferrari. Si sta aprendo un nuovo mercato? Ma sicuramente nel dire non dire, ieri Marchionne ha fatto capire che qualcosa in serbo c'è, non sarà un SUV tradizionale ma qualcosa con uno stile tutto suo Ferrari, ma comunque oramai il dado sembra tratto, nel senso che Ferrari di fatto con il nuovo piano industriale che verrà presentato nel primo trimestre 2018, diciamo, da una parte aumenterà la gamma anche a questo sorta di nuovo veicolo misterioso, ma dall'altra parte andrà a superare anche il tetto delle 10.000 unità prodotte, e dall'altra parte andrà a concentrarsi sulle nicchie più redditizie che hanno dimostrato in questo semestre di poter far crescere l'utile di oltre il 30%, nonostante le vendite siano aumentate solo del 5-6%. Tra l'altro va dato atto a Marchionne di aver condotto comunque con lo scorporo di Ferrari un'operazione che dal punto di vista finanziario è veramente notevole. Se si pensa che oggi Ferrari capitalizza circa 17 miliardi e mezzo di euro, il gruppo FCA ne capitalizza altri 15, quindi siamo a un totale di 32 miliardi, inizio 2016 Ferrari più FCA ne valevano poco più di 16, quindi si è raddoppiato il valore del gruppo attraverso questa opera di spin-off e la valorizzazione di Ferrari, che tenendo conto che Marchionne sarà il suo oggetto, il suo giocattolo di quando andrà in pensione, visto che si dimetterà dalle cariche nel 2019 di FCA e si dedicherà solo a Ferrari rimanendo la presidenza, sicuramente sarà molto interessante vedere quello che succede. Certo, il mercato oggi capitalizza questo premio Marchionne in maniera notevole, perché parliamo di una società che quest'anno dovrebbe chiudere con un utile lordo di circa 950 milioni di euro e capitalizza appunto, dicevamo, 17-18 miliardi di euro a fronte di circa 8.800 auto prodotte, numeri veramente molto elevati. Ecco, un'ultima domanda invece su Yux. Anche qui sono stati presentati dei conti molto positivi, perché praticamente si parla di un ricavo a un miliardo, praticamente ricavi a un miliardo nei primi sei mesi. Per la prima volta Yux nel semestre ha fatto un fatturato di oltre un miliardo di euro, e devo dire che da questo punto di vista si era già visto, ne abbiamo parlato anche in altri collegamenti, che si notava da circa un mese e mezzo di risveglio sul titolo, probabilmente in attesa di questi dati della trimestrale molto positivi, anche perché a inizio anno il titolo Yux aveva molto patito alcuni report negativi, perché diciamo nel settore alcuni altri gruppi, si parla in particolare, perdonate la mia pronuncia peggiore di quella di Matteo Renzi, sicuramente del gruppo Farfetch, di cui è entrato anche questo nel settore del lusso e del fashion online, e anche qua si parla di un ipo miliardaria. Bene, sembrava che questo nuovo concorrente sul mercato potesse dare il filo da torcere, invece i dati comunicati oggi, anzi ieri sera, sono dati sicuramente significativi, con vendite di oltre il 20%, una forte crescita dell'EBITDA
se proprio dobbiamo trovare qualcosa che non va, che non convince, che sarà interessante vedere nei prossimi mesi, è la parte finale del conto economico, dove l'EBIT e l'utile netto non crescono. Questo viene spiegato dalla società per effetto dei fortissimi investimenti che si stanno facendo dal punto di vista tecnologico, informatico, anche per via delle joint venture che verranno lanciate soprattutto sui mercati arabi. Però diciamo, le vendite sono eccezionali sia sui mercati asiatici, sia sul mercato nordamericano, sia in Italia, con uno scontrino medio online oramai di circa 350 euro. Grazie, grazie Salvatore Gazziano, Soldi Expert, grazie per essere stato con noi. A voi. Ci fermiamo per pochi secondi, tra un minuto rientriamo perché stanno per aprire le piazze europee.